piace un cuscino e posate. Luca, a te. Un, due. Per me è quantunque un piacere di lavorare in paese, di una scuola soprattutto voilà, di rurale, che conosciamo appena tutto il mondo, di una buona. Allora, che giorno siamo oggi? Bravo. Chi ha sfarenza con una scuola di radio e di città? Di chi tutti li crescono tutti insieme da Ichuga e Maio, Eva Mie si conosce quasi tutte e tutti li crescono insieme. Allora, una scuola in paese, bon, si sa che è importante, ma anche un livello di cantone, perché qui tutti i scolari vengono anche per di cruzi che sono luoghi scantati, ha veramente di un impatto non tanto cantone questa scuola. Ahi, ci sono bon, soprattutto titoli di un paese, di Zari, abbiamo titoli di Lopina, di Sant'Andrea, di Canele, una scuola in paese è importante per la vita di un paese. Nelle vacanze abbiamo Antoni che viene a fare appena di sport con i ciughi qui in Maio e abbiamo di nuovo l'associo di parenti che faccia assai evenimenti per i titoli, per la scuola. Per esempio, di dicembre abbiamo un mercato di Natale fatto dall'associo di parenti. Dinamico, Sari d'Orcino le dino grazie a Zostoria. Parecchi paesani con la municipalità hanno creato un piccolo museo sopra luogo. Si chiama Casa di Memoria e rallepica un fragno. E qui ci si trovano oggetti che testimoniano ogni periodo della storia del suo paese. Qui Sari era il luogo più importante perché era un luogo signorile e dopo tutta la lunga storia è sempre fermato un paese di importanza sino al XX secolo c'è stata una travalata di un paese come parecchi altri, ma qui a Soprana Sari l'ha persa. Allora, c'è in primaticcio la storia di signori cinarchesi, come abbiamo detto Gian Paolo D'Aleca, ma di noi giudice di Cinarca abbiamo visto passava un detto in dieci sotto il paese, questa storia comincia qui o anche prima? Anche prima, dopo la preistoria, tutta la comuna di Ciaradi, mica il paese, ma anche un altro paese, perché si trova qui ruine di romani, si trovano in paesi certe cose di un neolitico, scusate, ma soprattutto l'età di Uvar, è stato tutto l'intorno del paese era occupato. Perché è un luogo in cui la produzione agricola è speciale, c'è tutto che cresce. A un livello più contemporaneo, Napoleone III ha fatto di restringere appena il territorio di Sari d'Orcino, pur tuttavia progetto come treno qui. Non si è mica fatto perché costava troppo caro, ma era previsto di portare le gente di qui sino a ghiaccio, mica per far piacere alle gente, ma perché Sari era utioso di Ciaradio, da ghiaccio. La gente parlava un mercato per vendere legumi, per vendere frutti, c'era di tutto che riceveva, per vendere l'olio, perché era soprattutto un paese agricolo che permetteva alle gente da ghiaccio di mangiare. Se Sari d'Orcino ha perso la sua potenza storica, ferma uno dei capiloghi dell'anziana pieve di Cinarca, e anche al di là. Con il suo patrimonio, il suo agricoltore e il suo niente, il ribombo di suo paese si stende anche sino al fondo di Ocruzino oppure a Graona.